Ok, in sintesi sono giorni che sto pensando a Oppenheimer. Ho visto il film una settimana fa e mi ha lasciato sinceramente sconvolto, in senso positivo. Penso sia il mio film di Nolan preferito, senza il penso. Mi ha in parte scioccato. Diciamo, parliamo un po' di Oppenheimer. Io ho qui davanti degli appunti, ma ci sono davvero tante cose da dire su questo film, visto che non sono un recensore di film. Ci sono tante belle recensioni su YouTube di quel film. Vi farò un piccolo riassunto perché ci sono davvero troppe cose da dire su quel film. Partiamo dal presupposto, cioè partiamo proprio dalla cosa più scioccante per me. 3 ore ti passano, neanche fosse una. Veramente proprio scorrevole. E di solito Nolan ti fa dei pipponi assurdi, invece no, qui proprio scorre da Dio questo film. Non so come, non so perché, come cazzo abbiano fatto, ma sto film, boh, scorre perfettamente. Pur avendo tante cose che molti hanno detto, no, va, tipo il bianco e nero. Bianco e nero, avrei voluto vedere questo film tutto in bianco e nero. Forse alcune cose no, perché ci sono dei... La gestione del colore della regia, della fotografia è bellissima e si sarebbe andati a perdere molte cose con il bianco e nero, ma ne avrebbe prese altre. E io, se Nolan vuole far uscire una versione in bianco e nero, forse no, perché proprio ti fa perdere molto. Perché questo video è spoiler, la parte io l'ho interpretata come la parte fissione e Oppenheimer ed è a colore. La parte fusione è Strauss di Robert Downey Jr., che secondo me Oscar al miglior attore non protagonista non se lo prende magari, ma sicuramente fa candidato perché è una cosa spettacolare. Come anche Emily Blunt, nel poco che è in scena, purtroppo Nolan non sa gestire molto bene i personaggi femminili, evidentemente, però ragazzi, Emily Blunt recita da Dio. Matt Damon, cioè un personaggio che uno non ti aspetti nulla. E tra l'altro io non sapevo, non mi ricordavo ci fosse Matt Damon nel film. Tipo ci sono rimasto, ma come per boh, Rami Malek, Kenneth Branagh, che ti restano impressi. Pur stando in scena veramente qualche minuto, ti restano impressi. Ed è spettacolare. Essendo un film biopic, boh, certe cose non te le aspetteresti. E invece, sempre essendo un film biopic, non ti aspetti che riescono a venderti dei colpi di scena su una cosa che è successa, che si conosce, che è pubblica. C'è un colpo di scena. Solo Nolan, ed è gestito perfettamente. È magistrale. Questo film è davvero magistrale. La regia di Nolan si vede, mi ha ricordato in alcune parti Interstellar. Proprio tra i film di Nolan che mi ricorda di più, Interstellar, veramente, proprio c'ho quella. E scritto da... Io proprio sto dando delle impressioni perché ne sto parlando come se l'avessi visto ieri, ce l'ho ancora lucido in testa, mi è proprio restato impresso come film e mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Perché dovrebbe essere pesante, ma non è... È pesante come discorso, non è pesante come film. È assurda questa roba, cioè è proprio un grandissimo segno di maestria. E si vede anche nella musica che accompagna tutto il film. La colonna sonora di questo film è una cosa impressionante, di una bellezza disarmante. Veramente. Goranson ha fatto un ottimo lavoro, cioè. E anche sul fronte musicale. Mi ha ricordato Interstellar. Questo film su un sacco di punti mi ha ricordato Interstellar. Oltre le stelle che si vedono, fusione, fissione, no, non c'entra assolutamente niente, ma pensavo l'aveste capito. È diviso in 3 atti. Secondo me si può ben dividere in 45 minuti, un'ora e mezzo, 45 minuti. E mi sono piaciute più o meno 45 minuti. Primo 45 minuti. Poi fino alla bomba e poi il terzo atto. E secondo me il terzo atto è davvero una cosa spettacolare. La parte migliore. Tutto il film è magistrale. Ma l'inizio
proprio quell'ultima oretta veramente raggiunta dall'apice, proprio tutta la parte del processo, tutta molto parlata, ma non è difficile da seguire quasi mai, anche se era quando la stavo guardando io quasi l'una. Quello influisce, infatti a un certo punto comincia a cadere di lock, ma ti riprendi proprio subito perché ti lascia un attimo per respirare, veramente. E secondo me, per quanto necessaria, perché 3 ore di film sono tante, la pausa ti va anche a rovinare l'esperienza, ovviamente, a metà del film. Vabbè, la parte tecnica, che ti devo dire? Cioè, la tiriamo subito al sodo, la bomba è una figata. Cioè, è veramente, quella scena è diretta magistralmente, vedi tutto, comprendi tutto, vedi le reazioni, vedi, è spettacolare. Anche le scene dove si vede proprio solo l'esplosione ha un qualcosa di magistrale. E pensare che è stata registrata una sola volta come scena, a livello proprio di storia mi è piaciuto un sacco. La storia di Oppenheimer non la conoscevo, ora prendo il libro perché lo voglio leggere. Mi è piaciuto un sacco il dualismo fra Strauss e Oppenheimer, due personaggi che sono oltre alla scienza li accomuna tanto l'ego. Però in maniera totalmente diversa. Cioè, Oppenheimer nella parte più naturale dell'ego, nella parte più umana. Strauss è proprio narciso, cazzo. Anche quando per tutto il film afferma che Oppenheimer avesse detto qualcosa su di lui e l'Einstein, cioè, Oppenheimer ha detto tutt'altro, ha espresso le sue perplessità con Einstein. E tra l'altro, finale è spettacolare perché boh, ti aspetti quel momento lì, senti quel finale, ti aspetti che esploda un'altra bomba. Altre sequenze che mi hanno colpito particolarmente, quella dove lui realizza effettivamente del danno che ha fatto a livello di persone che ha ucciso, che vede le persone a cui parla davanti come squagliarsi, come se avessero subito gli effetti della bomba, così non si capisce, però avete capito il concetto. E poi dopo c'è anche la scena con Truman dove lui si dice ho le mani coperte di sangue. Tra l'altro Truman, che ci voleva arrivare proprio per questo, Gary Oldman, davvero, cioè non me l'aspettavo. Ci sono davvero tantissime cose da dire su questo film. Io sto parlando a raffica perché avevo degli appunti, ma sono veramente cose piccole perché c'è troppa roba da dire su questo film. Mi ha lasciato davvero sconvolto dalla parte tecnica alla parte di storia. E ti dirò di più, possiamo entrare tranquillamente nei miei film preferiti in generale. Non che io ne abbia visti tanti, però che mi sono restati così tanto in testa dopo una settimana che l'ho visto, ci sto pensando ancora e ho dovuto pensare così tanto a come. Non so quante volte ho fatto questo video, ogni volta sto dicendo cose simili ma diverse perché proprio ci sono troppe cose da dire perché c'ho un pennarello in mano. Che mi sono restati così in testa davvero pochi. Mi viene in mente così Taxi Driver di Scorsese, che penso il mio film preferito. Probabilmente sì, non ho una lista di film preferiti, però se devo pensare ai miei film preferiti, sicuramente Taxi Driver di Scorsese è in cima fra i più. Sicuramente ha dei difetti. Sono contento che stia incassando così bene, perché ai 900 milioni ci arriva sicuro. Spero arrivi al miliardo. Cioè, sarei stracontento che un blockbuster, perché questo, voglio proprio dire, è raro che un blockbuster sia così bello. Sembra scontato, ma cioè, di solito è sull'intrattenimento il film blockbuster che incassa tanto e che fa queste cose qua. Di solito una saga, di solito è un film della Marvel, è un film Barbie, è Super Mario, è quella roba là. Invece Oppenheimer è molto di più. Però si va a paragonarsi sia con un cinema più autoria, autore, autore, con un cinema autoriale in cui non conta poco, sia con un cinema invece importante,
con un cinema di intrattenimento in cui invece è un film molto importante. Però si mette in mezzo e fa entrambe le cose bene. Quella del blockbuster, essendo la qualità dei blockbuster molto scarsa, si va a posizionare più in alto nel cinema d'autore. Ci sono dei grandi autori. Nolan. Boh, mi è piaciuto davvero tanto, ci sto ancora pensando. Cioè, ho ancora in testa l'interpretazione di Cillian Murphy, quando ha le visioni, che, cioè, è una cosa spettacolare. Anche a livello audio, queste cose qua sono spettacolari nel film, perché le senti. Che dire? Però ho detto davvero poco, però non so cos'altro dire. Ci sono così tante cose da dire, ho così tanti pensieri su questo film. Quindi preferisco fermarmi qua che andare avanti all'impazzata a dire cose avanti, indietro. Se gli dovessi dare un voto, gli darei... Vediamo quanto l'ho votato su IMDb. Perché avendo messo il voto tipo un'ora dopo averlo visto, posso anche avergli dato un 10 su 10. Che vorrei essere stato un po' impulsivo. Non ci capisco un cazzo di cinema, ho visto molti film più belli di questo, ma per quanto mi ha colpito... Sì, sono da prendere schiaffi, lo so. Cos'altro ho votato così? Across the Spider-Verse, Fight Club, Il Padrino, Taxi Driver. E poi c'è Oppenheimer, che non c'entra niente con quella roba là. Cioè, ci ho messo anche Guardiani della Galassia, ma perché per Guardiani della Galassia voglio bene a James Gunn. E non lo sposto da lì. Ci sono tante cose che devo dire ancora, ma non ce la posso fare. Cioè, mi piace un casino, cazzo.